Fanciulli, buongiorno. Allora, stamattina ho fatto un giro immenso, cioè ho fatto i prelievi del sangue. Sono andata in banca, ho sistemato, ho messo la pellicola al mio Apple Watch finalmente, e ho mangiato e poi sono adesso andata a lavoro, insomma, sto per entrare. Ci vediamo stasera. Anche oggi prima di Capodanno sarà una settimana bella tosta in realtà. Quindi... Fanciulli, allora, buongiorno, oggi è martedì 28, sto andando di nuovo a lavoro. Mamma mia, stamattina è stata dura svegliarmi. No, poi sono andata a letto, cioè a mezzanotte passa, vabbè, vado, vi aggiorno. Buongiorno, allora, oggi è mercoledì 29 e sono in ritardo. Vado a lavoro, ci sentiamo dopo. Io mi sono dimenticata proprio totalmente di vloggare perché sono tornata a casa e ho fatto un sacco di cose. Sto aspettando Marco che torna appunto da lavoro. Io sono uscita da lavoro, sono andata a fare un minimo di spesa, che mi sono mangiata una cotoletta di pollo e dentro un panino, cioè il pan bauletto, insomma una roba un po' triste. Ho preso un po' di robe, ma pochissimo, perché poi dopo andiamo a fare la spesa per Capodanno. In realtà devo fare la lista e Marco sta per tornare alle 1:30, infatti adesso mi metto a fare anche la lista. E niente, ho anche avuto il coraggio di bruciare il pan bauletto. Lasciamo perdere, c'è una puzza di bruciato qua. E ho fatto anche una lavatrice. Oggi pomeriggio ho questa visita, questa si chiama elettromiografia agli arti inferiori, di cui forse precedentemente non so se ve ne ho parlato o meno, ma ce l'ho oggi. Ho fatto gli esami lunedì, gli esami del sangue, vediamo come va. Cenetta! Buongiorno fanciulli, allora oggi è il 30 di dicembre. Mi sono resa conto che questa settimana non ho vloggato proprio per un cavolo. Però cioè sono stata veramente presa a lavoro. Ma proprio madonna, batte i miei capelli che non me li lavo da giorni, adesso me li laverò. Allora, intanto la mia lavatrice di ieri che ho caricato l'ho fatta andare adesso, quindi almeno poi questa è sistemata. Ieri ho fatto andare invece una lavatrice di, in realtà, come si dice, robe di casa principalmente. Ho già rifatto anche il letto, però vi volevo far vedere una cosa. Praticamente, adesso vi faccio vedere il lato di Marco. Praticamente io gli ho regalato questo qua, lo scaldasonno della Imetec, che abbiamo iniziato subito a utilizzare, e c'è da dire che è favoloso. Vi faccio vedere la scatola, questo glielo ho regalato appunto per Natale. Non è uno sponsor, non è niente. Questo qui appunto è lo scaldasonno Imetec matrimoniale con i due telecomandini, di cui appunto ognuno poi si può regolare il suo lato. Sono praticamente lunedì, martedì, mercoledì, oggi e giovedì, sono 4 giorni che utilizziamo appunto questo scaldasonno, e devo dire che è favoloso. Allora, intanto qua lascio un po' aperto così arieggia, spegniamo la luce. Allora vado a recuperare un attimino la mia acqua. Vi spiego un attimino quello che c'è stato ieri e di cui appunto non ho fatto neanche video, vlog, eccetera. Praticamente ieri ho dovuto fare un'elettromiografia agli arti inferiori, perché fondamentalmente è da tempo, principalmente da quando faccio infermieristica, cioè da quando facevo infermieristica all'università in tirocinio, che soffrivo di dolore alle gambe. Il problema è che lavorando questo dolore poi è particolarmente peggiorato e quindi cioè non riuscivo più proprio a gestirlo, cioè veramente mi facevano troppo troppo male ste gambe. E niente, quindi alla fine della fiera, come si dice, mi hanno consigliato appunto di fare un'elettromiografia agli arti inferiori per escludere qualsiasi problema a livello nervoso, magari a livello muscolare, eccetera. Tutto a posto, tutto a posto per fortuna, ed è stato un esame terribile, ve lo giuro, perché io nel senso sapevo che cosa fosse l'elettromiografia, eccetera, ma non pensavo fosse così fastidioso, ecco, perché provare le cose, cioè un conto è vederle sui libri, un altro conto è provarle sulla propria pelle, e cioè c'erano questi impulsi che partivano, queste stimolazioni, io saltavo così, e poi ovviamente per andare a vedere i muscoli ha infilato l'ago. Non vi dico la tragedia, perché me l'ha infilato 1, 2, 3, 4, 6 volte. Mi ha visto però che mi ero fatta una distorsione alla caviglia e anche il mio problema al gastrocnemio, quando avevo fatto un problema appunto qua ai gemelli, quando feci l'incidente, perché in realtà mi ero fatta male alla caviglia anni fa, ma avrò avuto 19-20 anni, e poi nel 2016, quando sono caduta in motorino, ovviamente la caviglia poi ce l'avevo mezza rotta.
mi ricordo che avevo preso questa distorsione, il mio muscolo lesionato comunque, perché ovviamente quello mi faceva zoppicare. E niente, insomma, però mi ha detto semplicemente che mi devo riposare. Bah, vabbè, non lo so. Fatto sta che ho fatto anche un ecocolor Doppler a livello vascolare, sono ok, quindi diciamo che non ho niente di tutto ciò. Il problema è che il fatto che io stia tante ore in piedi soffro tanto, cioè le mie gambe soffrono tanto di questa cosa, ma tanto tanto. Ieri siamo anche andati a fare la spesa al gigante, insomma, vicino a casa nostra, e volevo farvi vedere alcuni acquisti che ha fatto Marco. Cioè, siamo passati in questa sorta di outlet di cui probabilmente metterò almeno le clip, alcune clip le ho messe, le ho fatte, e niente, appunto siamo andati in questa sorta di outlet di Casanova che era, cioè, tipo il paese dei balocchi per me, però io non ho preso niente, cioè nel senso alla fine lui che voleva prendere queste cose, adesso ve le faccio vedere. Prima cosa che ha preso è stato questo set per il cognac, o comunque per il rum, per quelle cose da bere dopo, e è così. E poi anche questi bicchieri qua, che secondo me sono super carini. Poi cosa abbiamo preso? Ah, e poi abbiamo preso una padella. Ecco, volevo farvi vedere anche questa sciarpa bellissima e morbidosissima, di cui probabilmente la luce è pessima, non si vede niente. Quindi hanno regalato i genitori di Marco abbinati a dei guanti. E poi ho ricevuto due charm di Pandora, di cui adesso vi faccio vedere. Andiamo di là un attimino che vi li faccio vedere. Che belli. Ho ricevuto questi due, che praticamente io così non li avevo mai, cioè non li ho mai avuti in realtà. Questi qui, tra l'altro, che ho, a parte, cioè questi qua, sono di So Feel, non sono neanche di Pandora. Questo, anche questa mezzo cuore che ho con mia mamma, erano collaborazioni vecchie, invece questo qui sì, è di Pandora. E questo qui è stato il mio primo charm preso a New York nel 2015, invece questo è un altro braccialetto che poi mi ha regalato mia madre. E niente, insomma, quindi vabbè, io in realtà quando vado a lavoro, soprattutto quando faccio i tamponi, cerco di non mettere braccialetti, però tendenzialmente poi negli altri giorni, eccetera, cioè li metto, ecco. Ogni tanto quando vado a lavoro dove so che magari non devo fare tamponi. Cosa che vi volevo far vedere, tutto questo set invece di Vrochet con crema mani, tutto natalizio. Questo qui è il bagno schiuma, questo qui è, oddio aspettate, è l'olio, infatti queste cose le voglio usare adesso per farmi la doccia, questo l'ho già usato ed è buonissimo, ha tutto al melograno, e questa è una crema mani che io sono super fan, anche questi me l'ha regalati la sorella di Marco, e niente, insomma, quindi il lunedì mi sono messa a spacchettare, lunedì sera dopo le 10, perché poi prima avevamo mangiato, mi sono messa a spacchettare tutti questi pacchettini, è stato meraviglioso, infatti li ringrazio davvero tantissimo, c'è la famiglia di Marco che veramente ogni volta mi vizia, e niente, non dovevano, cioè si disturbano sempre, infatti io dico sempre madonna mia, però vabbè, super super carini veramente. Ok fanciulli, allora io mi sono fatta la doccia, volevo montarvi il video di Natale, ma cioè dei regali di Natale, ma non sono riuscita stamattina perché purtroppo ho dovuto pensare alla casa che era un disastro, cioè adesso in questo momento mi sembra molto più ordinata, io ho dovuto fare una doccia perché vi giuro ragazzi, cioè ero in condizioni pietose. Nel frattempo ho steso la lavatrice, ho cucinato velocissimamente in 4 secondi, non lo so neanche, cioè ho anche mangiato in 4 secondi perché sono passati 5 minuti da quando avevo il piatto di pasta davanti. E ora devo farmi caffè prima di andare via, che fra 10 minuti me ne vado via, ma adesso mi siedo perché ho mangiato pure in piedi e vado. Fanciulli, siamo arrivati a venerdì 31 e niente, io sono uscita da lavoro. Tra l'altro in tutto ciò ho pure, cioè sono andata a Milano perché dovevo recuperare dei pacchi che mi erano arrivati e volevo farvi vedere due robine. So, mi metto qua davanti alla luce del sole e ve le faccio vedere. Allora, intanto una cosa ve la faccio vedere per forza davanti allo specchio perché sennò non si capisce niente. Cosa è questa? Guardate che bella, scusate il vetro sporchissimo, comunque è la mia cover dell'iPhone. Quanto è carina, è troppo bella, è fatta in silicone, c'ha anche il MagSafe dietro perché io la ricarica wireless e ha questa roba qua favolosa, zac, che non vedete niente, e zacchete, così almeno ho le telecamere protette perché già si sono un po' rovinate purtroppo.
vedere anche questo, che è praticamente la, vedete, la plastichina è in silicone che ho messo attorno all'Apple Watch, così è proprio protetto tutto. Poi la plastichina sopra, vabbè, l'ho fatta mettere apposta, però è un po', cioè non mi piace tantissimo perché è trasparente, però almeno non si perde il rose gold sotto. Almeno poi rimane bello protetto, non mi si graffia, insomma. Tutte queste cose le ho prese su Amazon, infatti devo aggiornarvi la vetrina di Amazon, assolutamente. E vi volevo far vedere anche un'altra cosa che mi è arrivata. Intanto, aspettate un attimo. Ok, vi ho messo qua per terra un attimino perché sono molto più comoda, scusatemi. Guardate il mio aspetto che è pessimo, però volevo farvi vedere queste borse qua. Che praticamente mi sono arrivato un set di borse in tessuto. Tutto, come si dice, stampato, ok? Con queste stampe, con questi disegni, e sono quelle borse in tessuto classiche che in realtà io utilizzo per andare a lavoro. Queste borse vengono da una collaborazione, di questo sito che appunto si chiama Whiskf. Penso si pronunci così, Whiskf. Vabbè, comunque vi lascerò in sovraimpressione il link e anche nell'info box, perché volendo potete andare a curiosare, ci sono una marea di stampe, ma veramente tantissime. Io ho visto questa e da amante di Audrey Hepburn non potevo non prendere questa, mi piace tantissimo, avanti e indietro è così. Mamma, aspettate che non riesco a farvela vedere decentemente. E infatti l'ho anche già aperta per provarla, sentire anche proprio la consistenza. Non sono le classiche borse in tessuto che di solito regalano anche tipo nei negozi, eccetera. E è un tessuto un po' diverso, nel senso che mi sembra anche molto più resistente. Quindi non la userei forse magari come borsa da tutti i giorni, ma tipo per andare a fare la spesa, mettere dentro tipo portafoglio, chiavi, eccetera, assolutamente sì. E niente, le cuciture sono abbastanza fatte, cioè abbastanza, come si dice, lineari, abbastanza definite, a parte vedete che qua ci sono un po' di filini, un po' così, però nulla di trascendentale, non costano neanche tantissimo, quindi sono ad un prezzo abbordabilissimo. E volevo farvi vedere le altre borse, perché questa qui è quella che ho aperto, ma le altre ancora non le avevo aperte. Una. Allora, questa borsa qui secondo me è bellissima, l'ho scelta proprio uno per il colore, perché mi piace tantissimo. In Coffee We Trust, vedete? Troppo carina. Stesso identico tessuto, anche questo tessuto qui della manica è bello resistente, devo essere sincera, cioè non me li aspettavo così carini. Questo per esempio è molto più definito e non ha nulla di, cioè non ha i fili che vanno in giro, vedete? Proprio bella definita, a differenza magari dell'altra che c'erano quei piccoli errori, quindi questa è una. Poi volevo farvi vedere anche questa qui, che secondo me è abbastanza iconica come trama, come stampa, ecco. Qua c'è qualche difetto, qua pure all'interno, ma per il resto no. Questa è troppo carina, non potevo non prenderla. Guardate che bella. Questo è anche per viaggiare, soprattutto quando noi facciamo questi nostri mini viaggettini dove ci dobbiamo portare mille cose, ma vogliamo evitare di portare, come si dice, la valigia. Ecco, questa è super, è troppo carina secondo me. Questa l'aveva vista mia mamma perché il pacco l'aveva aperto lei all'inizio. E infatti fa, oh, ma che belle queste borse, dopo me ne dai una. Sì, mamma. Ultima, questa super iconica, cioè guardate che bella, questa è bellissima, questa assolutamente me la devo tenere, cioè non posso non tenermela. Poi altra cosa che vi volevo far vedere, vabbè, insomma questa qui era la confezione della cover che però c'è adesso attaccata, che vi avevo fatto vedere prima, che questa qui è quella lì vecchia che ho, ok? E poi queste qui, questa invece è il set dove dentro ho trovato questo qui di plastica, ok, la cover dell'Apple Watch. Dentro ce ne sono altri due, quindi il link che vi lascio praticamente vi porta tre di questi. Io non avevo capito, pensavo fosse solo uno, vabbè. Altra cosa, altra news, praticamente mi è arrivato il cambio che avevo chiesto di Oceans Apart. Io avevo preso un paio di una tuta
che era una misura S, solo che era troppo grande. Sono andata a, ho cliccato digital, cioè praticamente ho cliccato su internet tipo Raise Oceans Apart, mi è venuto fuori direttamente il link e niente, quindi praticamente ho fatto un cambio, invece di fare un reso ho fatto proprio un cambio, quindi ho spedito a loro il pacco a spese mie e poi loro a distanza boh, penso di 2 settimane mi hanno portato la tuta nuova, cioè con la misura corretta. E io infatti ho preso una XS perché la S era veramente too much, cioè veramente troppo, e questa è la tuta in questione. Quindi il pacco, cioè fare i resi, fare i cambi sul sito, io sono la prova vivente che si può fare e le cose gli arrivano, quindi insomma sono super contenta. Infatti questi qua penso che li vorrò mettere direttamente stasera, così sono comoda, anche perché questi leggings, che sono anche questi di Ocean's Part, c'è il marchio da qualche parte, non mi ricordo più, qua, vedete? Questi qui li uso ormai per andare a lavoro, stasera penso che mi vestirò tutta così. Oggi è il 31 ed è la fine dell'anno, ragazzuole. Io volevo semplicemente concludere questa weekly vlog perché alla fine della fiera non penso che riusciremo a filmare chissà quanto stasera. Se riesco a mettervi delle clip della cena di stasera, semplicemente vogliamo fare una cena da noi qua, ma siamo io e Marco, non immaginatevi che facciamo i party. Ho passato veramente la settimana a contare tutti i positivi che ho trovato facendo in giro tamponi, e penso che la situazione sia veramente, veramente drastica, cioè, ma è proprio una tragedia, perché secondo me dopo 2 anni ancora il paese non ha imparato dai propri errori e non lo so, onestamente sono abbastanza preoccupata, nel senso che prima o poi sto Covid ce lo prenderemo tutti, io mi sono già messa l'anima in pace, prima o poi me lo piglierò anch'io, perché comunque è vero che io sono protetta, è vero che io utilizzo sempre i DPI adeguati per bene, anche quando faccio i tamponi, soprattutto nei centri dove faccio esclusivamente tamponi, io sono bardata dalla testa ai piedi, non metto mai i miei vestiti a differenza di alcuni miei colleghi, per esempio, non metto neanche il camice bianco, io metto proprio la divisa, perché onestamente di andare in giro con i miei vestiti a fare i tamponi, poi torno a casa, mi appoggio, cioè no. Niente cosa dirvi, ragazzuoli, io voglio semplicemente augurarvi buon anno, spero che lo passiate nel miglior modo possibile e insomma adesso devo riprogrammare un attimino gennaio, vedere un attimino che cosa riesco a combinare con i video, perché vorrei essere molto più costante. È vero che con i vlogmas mi ci sono impegnata abbastanza, secondo di solito io sparisco. Però vorrei prenderlo veramente come un impegno, cioè scaglionato, dove mi ci impegno, cerco di fare proprio dei contenuti carini, eccetera. Quindi prossimamente vedrete, spero che si veda insomma il cambiamento. Altra cosa, cosa mi auguro per il 2022? In realtà secondo me sarà, cioè non voglio essere pessimista, ma secondo me sarà un po' la replica del 2021 e del 2020. Spero di no, spero tanto di no. Però non lo so, piano piano secondo me ci adegueremo a questa vita così, ok? Spero tanto di poter viaggiare, boh, chi lo sa? Cioè di poter viaggiare e poter finalmente andare un po' all'estero, perché l'Italia è tanto bella, tanto cara, per carità del Signore, però, cioè, mi manca proprio prendere l'aereo, andare, cioè, non lo so, mi mancano tutte queste cose qui. E chi lo sa? Chi lo sa, chi lo sa. Le Filippine mi sembra ancora un po' difficile, però magari, non lo so, non voglio fare presupposti e niente, perché è tutto un punto di domanda, ecco, e niente, insomma, quindi questo è quanto, fanciulli. Basta, io vi auguro buon anno nuovo, mi raccomando, festeggiate con, insomma, con coscienza, ecco. Vi saluto e ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Cheers! Domenica 2 gennaio. Uffi, addio. Stiamo togliendo tutto.